Buongiorno Simone. Buongiorno. Allora, torniamo un po' a questa partita col Chievo, molto bella dal punto di vista proprio anche del gioco di entrambe le squadre. Nel primo tempo il Chievo vi ha sorpreso partendo fortissimo, poi però insomma la distanza potevate addirittura vincere anche voi. Sì, nel primo tempo sono stati bravi loro a metterci in difficoltà, l'avevamo preparata molto bene. E noi da parte nostra siamo stati bravi a capire che era un momento di difficoltà e dovevamo soffrire, lo abbiamo fatto bene, poi soprattutto nel secondo tempo siamo usciti un po' di più e abbiamo creato le nostre occasioni, perché alla fine c'era la possibilità anche di vincerla, perché abbiamo avuto delle occasioni importanti. Si sapeva che era una partita di grande sofferenza contro una squadra di qualità e così è stato. Ecco, da parte tua, diciamo, finalmente, dico io, ci sono state tante parate, nel senso che tante volte sei stato inoperoso e poi magari, come è successo col Benevento, poi magari ti capita un tiro e lì per lì magari sbagli qualcosa, come può essere in altre situazioni. Invece, per quanto riguarda insomma questa gara, penso che ti sei messo in mostra al meglio e hai dimostrato insomma di esserci. Sì, nelle partite precedenti come squadra siamo stati bravi a difendere bene, a creare e a concedere poche occasioni agli avversari, perché eravamo comunque una squadra che subiva pochi tiri. In questa partita, come avevo detto prima, il Chievo è stato bravo a metterci in difficoltà, a creare tante occasioni e io ho cercato di farmi trovare pronto quando sono arrivati davanti alla porta. I compagni ovviamente mi hanno dato una grossa mano a limitare tante altre occasioni e diciamo che nelle ultime partite stiamo cercando di concedere poco, partendo dagli attaccanti che danno una mano in fase difensiva, con i centrocampisti e ovviamente i difensori. Ti abbiamo visto anche uscire, che è una cosa che tu magari in anni passati in alcune interviste dicevi che era un po' il tuo tallone d'Achille, invece adesso insomma sembra che il lavoro qua allo Spezia ti stia portando a tirar fuori anche magari tante qualità che forse non sono uscite prima. Sì, giochiamo come chiede il mister, cerchiamo di tenere una linea abbastanza alta e una delle cose che mi chiede di più è quella di a noi portieri di cercare di dare una mano, di stare pronti a leggere bene queste palle lunghe o le palle alte per dare una mano alla squadra, e quindi ci lavoriamo molto. Adesso c'è il Pisa, qui è una partita molto sentita, è una specie di derby. Come, insomma, come avete già pensato di iniziare a prepararvi a questa cosa? Perché già Juan, al termine della partita, ha detto che insomma ne avevate parlato tra di voi. Cosa vi aspettate da questa sfida? Sì, sappiamo che è una sfida importante ovviamente per noi, per la nostra classifica, per il nostro momento, ma sappiamo quanto sia importante anche per i tifosi e per la piazza, e quindi questo ci deve dare uno stimolo in più, una carica in più. E poi ovviamente c'è il lato della classifica, perché ancora siamo in una situazione che vorremmo migliorare, che dobbiamo migliorare, perché ne abbiamo le qualità e penso che lo stiamo dimostrando soprattutto nelle ultime partite, e quindi queste due cose insieme devono darci la forza di affrontare la partita al meglio e di cercare di andare poi alla sosta con più punti possibili, magari con delle posizioni di classifica migliore. Qual è stata la parata più difficile di sabato scorso? Ne hai fatto ben più di una, tiri sotto la traversa, tiri da due passi, insomma, è stato un po' tutti fondamentali da, come dire, da mettere in mostra. Sì, diciamo, è stata una partita abbastanza completa, in cui si è partiti subito col primo tiro dopo due minuti e questo mi ha anche permesso di entrare subito in partita, non ci sono stati tempi morti. Però no, se devo dire la parte più difficile non saprei, ho cercato di fare quello per cui lavoriamo, perché ogni settimana insieme a Lello cerchiamo di ricreare tutto quello che può succedere in partita per poi arrivare al sabato, la domenica quando si gioca, ad avere più conoscenze possibile, sapendo tutto quello che può succedere.
Com'è a livello vostro il rapporto tra, siete quattro portieri, tutti piuttosto giovani, peraltro, com'è il tuo rapporto con il Krapikas, intanto con cui siete un po' divisi la porta all'inizio e anche insomma te Jardin, Barone, visto che vi allenate spesso tutti insieme, ora forse uno è infortunato. Sì, nell'ultimo periodo Barone ha subito un infortunio dal quale sta riprendendo alla grande e siamo un gruppo di lavoro molto giovane, per la prima volta mi ritrovo ad essere addirittura il più vecchio in questo piccolo gruppo e questo mi dà anche qualche responsabilità in più perché cerco anche di dare magari il buon esempio anche nelle piccole cose ad altri ragazzi, per cui sono i ragazzi giovani che vanno spesso anche a giocare con la Primavera o anche Titas, che comunque il primo anno da protagonista dopo gli anni alla Sampdoria in cui era più in Primavera che in prima squadra, quindi sto cercando anche da questo lato qui di dare un po' l'esempio anche agli altri. Come è cambiato anche un po' lo spogliatoio dopo quattro risultati utili consecutivi, insomma si vede che in molti elementi, penso a Ramos per esempio, che per il mister diciamo è stata un po' la cartina di tornasole, ha detto insomma c'è più confidenza, c'è anche più, come dire, forse piacere di andare in campo, no? Vi divertite un po' di più, ecco, a giocare a calcio. Ma sicuramente è più bello giocare quando si vince, quando si ottengono risultati positivi, quindi il fatto adesso di venire da quattro risultati utili di fila ci ha dato la possibilità di lavorare con più serenità, con più gioia, nonostante, ripeto, la classifica ci deve ancora far pensare, ci deve ancora dare la giusta paura, tra virgolette, di sapere quello che stiamo affrontando e che abbiamo bisogno ancora di uscirne del tutto da questa situazione. Però il fatto di andare in campo dopo una vittoria o un pareggio contro squadre importanti come possono essere l'Empoli e il Chievo ti dà la possibilità di lavorare meglio, sicuramente. Senti, ma senatore che cosa ti ha detto a fine partita? No, era contento, abbiamo un bel rapporto, lui crede molto in me perché ci conosciamo da tanto tempo, mi ha visto alle prime partite, quindi lui ci crede molto in me, mi dà una grossa mano, lavoriamo molto bene insieme ed era contento per me. Dicevi appunto della posizione di classifica che ovviamente è ancora quella che non avete forse anche nemmeno pensato magari all'inizio del campionato, dove pensi che possa essere, diciamo, quale pensi che possa essere l'arma in più della squadra prossimamente, cioè con quale reparto, quale giocatori vedi più importanti per poter risalire e cosa stai già vedendo magari ora di diverso rispetto all'inizio? Penso che quello che stiamo dimostrando in queste partite sia maggiore solidità a livello di squadra proprio in fase difensiva e anche una buona pericolosità in fase offensiva sia con azioni manovrate e costruite, perché spesso siamo andati al tiro, addirittura al gol partendo dal basso, ma anche gli spunti dei singoli, che per esempio Bida che è in grandissima forma e ci dà spesso la superiorità numerica, e quindi queste due cose insieme in fase di possesso e di attacco ci stanno dando qualcosa in più. Dal punto di vista di qualche tuo compagno che magari è giovane per il quale prevedi una carriera importante, vuoi fare qualche nome? Ma siamo un gruppo con tanti ragazzi giovani, tanti ragazzi che sono nei giri delle varie nazionali Under 21, sia italiane che straniere. E un nome in particolare non mi sento di farlo, però io sono convinto che più di qualcuno abbia davanti veramente un futuro molto importante, perché come ho detto siamo un gruppo giovane e stiamo dimostrando che anche dopo un momento difficile siamo riusciti a reagire bene, e questa è una qualità molto importante che serve nella carriera di un calciatore, perché i momenti difficili ci sono e ci saranno sempre, quindi saperne uscire anche con un gruppo così giovane è importante.
faccio un'ultima domanda riguardante il campionato. Noi abbiamo affrontato diverse squadre che sono nella parte alta della classifica, praticamente quasi tutte. Che ti senti di dire in questo momento che ti ha fatto l'impressione migliore? Ma io penso che la squadra forse che fino ad ora ci ha messo più in difficoltà sia proprio il Chievo, che è quella che ci ha dato forse più pensieri. Ovviamente la classifica dice altro e penso che se una squadra è prima con così tanto distacco sia tutto meritato. Anche perché, aggiungo io, le sconfitte col Crotone e col Benevento sono state probabilmente meritate. Sì, sono state le partite in cui magari o gli episodi o un errore di un singolo, come magari dicevamo prima col Benevento o altre partite, purtroppo sono cose che nel calcio capitano. Noi cerchiamo di limitarle al massimo, però sappiamo che anche contro squadre che si stanno dimostrando così forti e così in alto in classifica, noi abbiamo fatto la nostra partita, cioè siamo giocati alla pari con tutti, non c'è stata mai una partita in cui si può dire che veramente abbiamo dimostrato di essere inferiori, e questo ci deve dare consapevolezza del nostro valore. Grazie. Grazie.